Distruggi la porta! E tu che ci fai qui? Ti sto facendo uscire. Ecco, mettilo. Ti servirà. Potresti davvero finire nei guai per questo. Non più. Le cose sono cambiate. È tuo padre. Ha bisogno di te. Mio padre? È andato, Anya. È morto. No, è là fuori. Ha bisogno di te. Anya, aspetta. Che diavolo sta succedendo? Anya. Aspetta. Le locuste hanno fatto irruzione in casa sua. Chiamate i servizi. Marcos, per tutti i santi, ma che diavolo ci fate qui? Finirete per farvi uccidere entrambi. Forza, papà! Sono qui per portarti via! Devo salvaguardare la mia ricerca. Riesci a comprenderne l'importanza? Papà, resta al riparo! Dobbiamo dargli tempo! Mio padre interessava solo il suo lavoro, la sua ricerca. Ho cercato di salvare il suo lavoro. Io ho cercato di salvare lui. Ho disobbedito agli ordini. Stai stando in guerra. Mi potrei biasimare se finissi davanti alla porta iniziale e mi condannassero. Devo salvare il mio padre. Lo puoi salvare con te. Papà! Ascoltate! Marcus Fenix e guardia di turno a rapporto al CIC, subito! Ascoltate! Marcus Fenix e guardia di turno a rapporto al CIC, subito! Sì. Sì, ti ho sentito. Fenix, cerchi Santiago? So io dove trovarlo. Rilevati stalk splendenti.
Squadra di reazione danni raccolta su fronte. A tutto il personale, stato di allerta. Forza, Don, indossa l'armatura. Devo pensare al raccolto. Se non cresce, non si mangia, ricordi? Credo che i Ravanelli possano fare a meno di te per un po'. Ok, facciamola finita. Ponte 2, chiudete i portelli. Squadra danni sulla piattaforma. Raven in arrivo. Il Raven torna indietro. Sam e Cole sono appena andati a cercare rifornimenti. Ma forse Baird ha dimenticato il portafogli. Wow! Quegli Stalk mi danno i brividi. Già, mi aspetto sempre che sputi fuori qualche foglia. Anche dai cuci vuoti. Sai cosa intendo. Credi che gli Stalk siano tutti morti? Un pilota mi ha raccontato di averne visto uno, con relativa schiusa di polli. Jace, abbiamo da fare. C'è un mare di Stalk là fuori. Ok, ok, dammi un secondo. Merda! L'avevo quasi presa l'altra volta! Sarà vecchia di 10 anni. Vomiterai anche le budella. Già, beh, è un prezzo che posso pagare. Ragazzi, CIC, ora. Parla il capitano Michelson. Siamo entrati nelle armi degli splendenti. Passiamo allo stato di allerta. Sono mie. Preparatevi all'azione. Almeno il vecchio non sottovaluta il pericolo. In troppi si dimenticano come siamo arrivati a questo. Occhio non vede, cuore non duole. Credi? Beh, non per me. Quegli esseri sono ancora là fuori. E io sarò pronto. Siamo in stato di allerta da 3 mesi. Niente poi. È finito il tempo per la merda luce. Mettete in sicurezza il ponte. Dimmelo quando... Tenente, spero sia una cosa seria. I Ravanelli avevano bisogno delle cure di Dom. Seria? Non credo. Più che altro scioccante. Indovina chi è tornato dal mondo dei morti. Vinco qualcosa se indovino? Il presidente Prescott. Sul serio? Vuoi dire ex presidente Prescott? Quello stronzo. È sparito nel nulla 18 mesi fa. Che si aspetta ora? Un tappeto rosso? Non vedo l'ora di scoprire. Nave da guerra, Sovereign. Aspetta. KR-01 chiede autorizzazione all'atterraggio. Un passeggero. Presidente Prescott. KR-01, qui Sovereign. Autorizzazione concessa. Squadra in attesa sul ponte. Mi chiedo come abbia fatto Prescott a trovare un elicottero. Di sicuro non l'ha usato per andarsene. Non ha chiamato e non ha neanche mandato fiori. Chissà che stronzate ci racconterà. Prendo i popcorn. Cavolo, quegli Stalk prima o poi faranno dei veri danni. Lash, via di qui! Sono dietro di te, Lash! Ai posti di combattimento! Attacco degli splendenti a tremordo! Non identificata. Un nuovo tipo di luccicosi. Il momento migliore per un debutto. Forza, gente, andiamo. Eccoli. KR-01 Sovereign. Atterraggio adesso. Attendiamo che il ponte sia sicuro. Pronti ad assistere. 01, chiudo.
Sovereign KR-01, potete atterrare. L'ascensore di prua è quasi pronto, restate in attesa. Ricevuto, Sovereign. Scommetto che si presenterà facendo finta di nulla. Dovrà fare attenzione a come parcheggia quel drago. Riceverà l'accoglienza degli arenati. Faremo a pezzi l'elicottero. Credi che sappia della caduta del COG dopo la sua scomparsa? Pensi che gli interessi? Presidente Prescott, benvenuto a ciò che resta del COG. Signori, risponderò alle vostre domande, ma più tardi. Devo vedere subito il colonnello Hoffman. Hoffman ci ha da tempo, come lei, presidente. È morto? Se n'è andato per portare dei civili ad Ambigate. Ora l'ufficiale più anziano è il capitano Michaelson. Non ci sia rimasto granché da comandare. Allora farei meglio a parlare con il prode capitano. Ho una missione per lui. E, sergente Phoenix, dia un'occhiata a questo. Spero non sia la lista della spesa. Vediamo di che si tratta. Ma chi cavolo si crede di essere, quello stronzo? Prescott scoprirà che un ex presidente non conta un cazzo per Michaels. Ai posti di combattimento! Che succede? Gli splendenti hanno abbattuto la nave! Stavamo riposando! Ci attaccano! Oh merda, attaccano! Forza, gente! Prima ci liberiamo di quelle cose, prima torniamo al CIC e scopriamo perché è importante quel cazzo di disco. L'idiota che non vedeva l'ora di menare un po' le mani? Grazie, non vengono mai solo. Buona idea. Andiamo su e scopriamo cosa c'è sul disco. Siamo. Marcus, se ricevi questo messaggio, se sei ancora vivo, ho bisogno del tuo aiuto. Questa Oddio. Volta si tratta di una Marcus. Cosa seria. È tuo padre. Già, l'ho notato. È complicata e io Aspetta, non ho tempo. Ma io pensavo... Lascia stare. Le locuste mi tengono prigioniero. Ho scoperto una soluzione al problema degli splendenti. Credono di poterli usare per uccidere anche gli umani, ma non capiscono. Marcus sa degli splendenti. E sembra più vecchio di quando... Di quando l'abbiamo visto morire, lo so. Se è ancora vivo, devo trovarlo. Si può sapere quando è stato registrato? Non c'è codice data. Aspetta. Non capiscono che questo non salverà le locuste. Si lo sta morendo, Marcus. Il pianeta è infetto. L'emulsion lo sta uccidendo. È sempre stata colpa dell'Immursion, e io posso fermarlo. Ora mi è tutto chiaro. Ho cercato di contattarti durante questi anni, ma mi hanno tenuto. Dannata macchina!
Baird non c'è mai quando serve. State pronti! Preparatevi per l'impatto! Riuscirò a decodificare il resto del disco, Marcus. Lo troveremo. Forza! Tutti fuori! Finiamo quei pezzi di merda! È il presidente che parla! Ora vorrei il caffè. Sono sotto il pacco della cabina del capitano. Michaelson è ferito. Non posso farcela da solo. Richiedo assistenza immediata. Prescott! Via, Felix! Vieni tu, andiamo! Forza, muoviamoci! Dobbiamo raggiungerlo! Prescott non può farcela da solo! Qualcuno vicino ai comandi dell'ascensore? Azionatelo! Ricevuto, Phoenix! Presto, spegniamo gli incendi! Spero che Prescott non sia morto. Non ancora. Benissimo. Resta in attesa. Michaelson è fottuto. Phoenix, dirigetevi all'hangar. Elicotteri sotto attacco. Dobbiamo farli decollare, subito. Sei ferito? Sì, ma io... Allora resta qui e muoverti fino al nostro ritorno. È chiaro? Cercherò di non farmi ammazzare, sergente.
Ecco, bravo. Non sono un tipo loquace, ma quando torno, noi due dobbiamo parlare un po'. Ora ci occupiamo degli elicotteri, poi torniamo ad aiutarti, d'accordo? Dovevamo legarlo a un tubo, nel caso tentasse di sparire di nuovo. Senza il suo elicottero non va da nessuna parte. Delta al ponte hangar, unità KR, c'è qualcuno laggiù? Dobbiamo far decollare quei Raven. Delta qui KR-03, il mio elicottero è stato attaccato, l'equipaggio è morto, mi serve aiuto. Tieni duro, stiamo arrivando. Merda, sentito, sembrano altri porti. Merda, sono delle condutture. Fateli fuori, c'è un pilota che ti aspetta. Sei ancora lì? Non sono ancora morto, se è questo che vuoi sapere, sergente. Giusto per sapere. Non vorrei rischiare di perderti di nuovo. Ci siamo quasi. Dobbiamo solo attraversare la cambusa. Siamo vista brutta qua giù, Phoenix. Abbiamo perso molti uomini. Le due Raven non possono ancora decollare. Ok, ce ne occupiamo noi. Splendente! Metteci sul fianco! Portiamo l'elicottero fuori di qui! L'ufficiale del ponte è morto, non possiamo azionare l'ascensore! Pensa a far decollare quel Raven! Ci occupiamo noi dell'ascensore! D'accordo, grazie Phoenix! Un piccolo tardo, 01. Prima dobbiamo eliminare quei mostri! Inutile! Presto, alla cabina di comando!
03, siete pronti al decollo? Sono bloccato nella zona 3, mi servirebbe una mano. Tieni duro, stiamo arrivando. Andiamocene, saremo il vostro nuovo equipaggio. Ottimo, azionate l'ascensore non appena accendo i motori. Attenzione! Porca puttana! Che diavolo è qui? Non è uno stalk. Attenti, sta tornando! È un fottutissimo Leviatano! Forza, gente, diamoci da fare! Quel mostro del cazzo prima di subire altre perdite. Troviamo i comandi dell'ascensore. Non ci provare. Avanti, tutti sull'ascensore. Puzza di fumo. Pronti per l'evacuazione. Tutto il personale non essenziale si rechi subito alle scialuppe di salvataggio. Ripeto, pronti all'evacuazione. Non mi piace per niente. Il ponte è in fiamme. Dobbiamo spegnere l'incendio. Se si propaga perderemo il carburante. Trovate una valvola e attivate le pompe. Bloccati, apriamo la valvola dell'acqua! È una, dobbiamo aprirne altre due! Attenzione, altri due testi sul ponte! Accolto il suggerimento. Thank you.
state tutti bene? Deve essere la sala macchine. È un miracolo che siamo ancora vivi. Marcus! Oh! Accidenti, che razza di mostro orribile! Cole, la vedi questa merda? Baby, abbiamo i posti in prima fila! Stiamo attraversando il ponte sopra la nave! Riesci a uccidere quella cosa da dove sei? Beh, da un punto di vista puramente scientifico, credo che dovremmo fargli saltare le cervella. Via Baird di inventarsi qualcosa. Presto, dobbiamo tornare al ponte di volo. Tutte le scialuppe lanciate! Ripeto, tutte le scialuppe lanciate! Torni quell'affare! Marcus, mentre voi facevate una pausa, il genietto biondo ha avuto un'idea. Se attirate quella bestia a poppa, si becca un bel mal di testa. Gli animali mi adorano. Resta in attesa, Cole. Serve uno sprone più grosso. Usiamo i due Silverback nella zona di manutenzione. Ok, i due Silverback sono in quell'area. Apriamo le porte! Questo cos'è? Oh, mio Dio! È tornato! Spazzatelo via dalla nave! Fuoco a voi!
controllo. Violenza verminosa. Sì, davvero divertente. Così farai esplodere tutta la nave, già!